Non credo, davvero non credo ai miei occhi. Ho 10.000 iscritti, sono tantissimi. Grazie amici, grazie per aver avuto fiducia in questo canale ed esservi iscritti e fatelo ancora. Se volete farlo, io non mi offendo. Grazie di cuore, per me è un traguardo meraviglioso, sognato da tanto tempo, sognato da anni. Sono stata un po' discontinua negli anni passati perché poi mi capitavano cose. Come anche ultimamente, la vita mi trasportava da qualche altra parte. Però sono motivata ad andare avanti. E sì, sono motivata ad andare avanti. 10.000 iscritti, grazie, vuol dire che mi avete aspettato. Detto questo, oggi tutorial. Tutorial. Avete mai pensato che si possa tessere le maglie metalliche? Ma certo, oggi facciamo un disegno facile, ma che è suscettibile di mille variazioni. Potete farne quello che volete, guardate spazio alla fantasia, perché con questa semplice tecnica potete creare dei veri capolavori d'arte. Non ci credete? Date retta. Partiamo dai materiali, partiamo dalla catena che useremo, che è una catena, in questo caso è una forzatina ovale 2x1,6 mm, ma potete usare quella che desiderate. Questo è un filo da 0,4, poi ci sono le solite taglierine, una pinza per tirare e poi servirà un ago, anzi qui vi sto mostrando la pietra perché questo sarà il coronamento del lavoro e vi dicevo un ago e siamo a posto con i materiali. Ora prendiamo la catenella, tagliamo 5 segmenti lunghi 8 cm. Questi segmenti danno una misura approssimativa, direi di accontentarci in questo caso perché è molto difficile dare delle misure precise a seconda della vostra taglia, della vostra misura. Cominciamo con questo allenamento. Vedete che sto infilando in questo momento, proprio sul lago, le varie catenelle, i segmenti di catenella. Anzi, utilizzo questo sistema, cioè infilare i segmenti di catenella, per tagliare tutti quanti i segmenti necessari. Quindi arrivo fino a 5 e poi mi fermo. Utilizzo una pinza che ho riservato all'acciaio perché la mia catenella è in acciaio, quindi rovina facilmente le pinze. Taglio con un po' di forza e lascio qualche catenella in più, per evitare alla fine del tissage una qualche brutta sorpresa. Una volta che ho infilato tutte e 5 le maglie, partendo da sopra, dal primo livello, sopra all'ago, prendo un pezzetto di scotch e fermo queste maglie sopra all'ago, proprio come se fosse un micro tessitore, un piccolo oggetto da tessitura. Lo toglieremo poi alla fine, naturalmente. Intanto vi annuncio che il lavoro più difficile sarà quello iniziale e finale. Intanto bisogna ordinare le varie serie di catenelle, i vari livelli delle catenelle, in modo che guardino una volta verso sinistra e al secondo livello, verso destra, al terzo livello, verso sinistra e poi verso destra. Questo è il modo corretto in cui si devono presentare le varie maglie. Se volete avere un tissage che è regolare, che non presenti qualcosa di strano, e vi assicuro che si vede quando sbagliate a tessere le varie maglie, cioè le maglie hanno una loro direzione, dobbiamo seguirla mentre infiliamo, come sto facendo ora, il filo partendo subito dalla prima fila disponibile. Tiro il filo lasciando però una coda da un lato perché ci servirà alla fine, perlomeno direi un 10 centimetri. Dopodiché prendo, cerco la posizione migliore per afferrare questo insieme di fili che adesso è un po' scomodo e passo il filo, la parte più lunga del filo, al secondo livello. Adesso il mio compito è quello di girare le maglie in senso opposto rispetto al livello precedente.
Se le maglie andavano verso sinistra all'inizio, ora le dovrò disporre verso destra. Questo reca qualche problema all'inizio, però vi ripeto, andando avanti con la tessitura sarà molto più facile. Vedete che ad un certo punto non avrete più bisogno di ordinare voi stessi le maglie, perché si disporranno da sole nell'ordine corretto, però all'inizio dobbiamo stabilirlo noi. Come potete vedere, sto procedendo con la tessitura, quindi una volta da destra, una volta da sinistra, un po' come si faceva col telaio. Ricorda moltissimo, ovviamente, il lavoro a telaio, e vi assicuro che il risultato è assolutamente molto molto efficace, molto bello. Variate anche col tipo di catena e la misura del filo, ricordando che il filo non dovrebbe essere però troppo grosso. Intanto vi mostro un dettaglio dell'infilatura. Anche qui bisogna stare molto attenti a che non ci sia una maglia girata dal lato opposto a quello che dovrebbe essere, perché poi tornare indietro è difficilissimo e il difetto rimane, a meno che non si faccia il lavoro da capo interamente. Arrivati a questo punto, diciamo dopo 4-5 file, è molto più facile proseguire e quindi non avrete più tanti problemi, andrete un po' in automatico. È un lavoro ripetitivo e quindi andate avanti, 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 avanti in questo modo fino ad arrivare alla fine. Una curiosità sulla catena forzatina: sapete perché si chiama così? Perché con questo tipo di catena venivano legati i forzati, caricati sulle navi e portati verso le colonie penali. Allora, adesso arrivo alla fine della tessitura, vedete? Ci sono degli anellini che avanzano, bisogna tagliarli perché non servono in questa posizione. Posso anche togliere finalmente l'ago e tessere questa primissima fila di anellini che non è stata ancora tessuta. Dopodiché ci troviamo con due estremità. Ogni estremità ha un filo. Ora, questi due fili cadono sullo stesso lato. Sarebbe stato meglio se fossero stati dal lato opposto, perché adesso vedrete per quale motivo. Però ne prendo uno, solamente uno, l'altro lo lasciamo stare, lo porto verso l'altra estremità, lo faccio passare all'interno dell'ultima fila di anellini, poi di nuovo lo faccio entrare nella fila di anellini sua. Poi ancora lo faccio entrare, vedete qui c'è un piccolo disegno che vi fa capire come funziona. Lo faccio entrare di nuovo nel filo, negli anellini dell'opposta parte, quindi per due volte. A questo punto, la chiusura è piuttosto, forte, resistente. Posso infilare la pietra che ho scelto, in questo caso è una madreperla. La infilo dalle opposte entrate, dagli opposti fuori. Un filo passa da una parte, un filo dall'altra, quindi praticamente si incrociano all'interno della pietra. Vedete? Uno va di qui e uno va di là. Credo che in questa immagine si possa apprezzare meglio. Tira, tira senza rompere il filo, piano piano, e riposizionando la pietra che avete scelto, che può essere di qualsiasi tipo, all'incirca al centro di questa fascia. Quando ho tirato i fili e non si vedono più gli avanzi, diciamo così, posso girare l'anello e avvolgere le estremità dei fili sotto alle rispettive parti destra e sinistra, avvolgendo intorno al filo, il filo che sta sotto, nascosto dalla pietra. Faccio alcuni avvolgimenti e dopodiché lo giro, vedete, dall'altro lato faccio la stessa cosa. Dopodiché posso tagliare i fili e a questo punto la pietra è ferma. E le chiusure di questi due fili sono nascoste dalla stessa. Ecco il risultato finale, che devo dire è sempre molto grazioso, molto bello. Tenetevi un po' larghi con le misure, perché se è vero che c'è una piccola
un po' di mobilità in questa specie di tessitura. È anche vero che può spaccarsi se troppo stretta. Amici, spero vi sia piaciuto questo tutorial, spero soprattutto che vi dia lo spunto per creare cose del tutto nuove e vostre. Intanto segnatevi, mi raccomando, su questo canale, clic, mettete un mi piace, spero che vi sia piaciuto e mi raccomando, sostenetemi, dovete sostenermi, così io continuo a fare video. Beh, spero che piacciono. A presto!